Benvenuti in Fakeland, è l'unico luogo dove il viaggio ti porta a rimuovere ufficialmente la maschera. Il progetto Fake nasce qui a New York City. Fake rappresenta la tipica personalità falsa. Maschera esteriormente, cioccolato esteriormente, più dark interior. L'opening è stato molto divertente e originale. Personalità, celebrities e influencer sono accorsi nella galleria Eldorado Gallery, dove io e il mio business partner Tommaso Cartia li abbiamo accolti in Fakeland. Fakeland è un luogo fatto di cioccolata e caramelle, dove vivono i fake. Una delle parti più interessanti dell'opening di Fakeland e di Fake è stata proprio trasformare le persone su maschera nella versione migliore di loro stessi, costringendo dunque le persone a rimuovere la maschera dal volto e guardarsi per la prima volta nella vera versione di se stessi. Ognuno aveva una propria storia, quindi si è attraversato anche un certo lato psicologico che abbiamo condiviso insieme, soprattutto circondato dal colore, perché il colore fa ovviamente da king nell'atmosfera di Fakeland. Nella serata di ieri, lo schermo più grande di Times Square si è acceso con Fake, che per la prima volta è apparso sul grande schermo di Times Square, illuminando la piazza. Fake è un personaggio elastico, dallo streetwear ai graffiti, arriva nel mondo dell'intrattenimento, fino a girare al mondo della gallery. Fakeland rappresenta un viaggio introspettivo e i fake che vivono là ti portano a togliere la maschera. E quello che io ti consiglio è sii superiore. Fakeland è un posto che si può divorare, difatti i fake sono fatti di cioccolato.